Dal 20 giugno al 5 luglio si terrà presso la Galleria Benvenuti a Firenze una mostra personale di Giovanni Bruzzi, pittore, sceneggiatore ed ex biscazziere, dal titolo Pittura, Cinema e Poker. Sì, questa galleria mi ha consentito, avendo due sale, quasi di dividere in due questa mia esposizione. Nella prima sala ci sono le opere in vendita, che hanno un arco di tempo di circa 10 anni, sono una quindicina di oli su tela molto importanti, e nella seconda sala c'è il mio lavoro anche a livello fotografico, di quello che ho fatto per i due film di Pupi Avati, Il regalo di Natale e La rivincita di Natale. Al momento che io avevo scritto l'imbroglio delle due partite di poker e avevo fatto le sceneggiature di queste due partite, poi naturalmente Pupi Avati mi ha tenuto sul set per tutte le scene del gioco, per impostare gli attori nella perfetta correzione di quello che sono i gesti, le parole di questo gioco affascinante che è il poker. Ci sono fra l'altro anche i due grandi quadri che io ho realizzato sul set delle due partite di poker, con i 5 giocatori al tavolo, che qui voglio nominare: Carlo Delle Piane, Diego Abatantuono, George Eastman, Gianni Cavina e Alessandro Haber. Giovanni Bruzzi, pronipote del pittore Stefano Bruzzi, ha iniziato a dipingere giovanissimo nello studio di Rodolfo Marghieri, poi suo professore all'Accademia delle Belle Arti di Firenze. Come si è evoluta la sua carriera? Questa personale che tengo qui alla Galleria Benvenuti è la 25esima personale che tengo a Firenze e la 110esima personale di tutta la mia carriera. Carriera da molti risvolti particolari, come un lungo soggiorno a Parigi negli anni 60 durato 5 anni e con un soggiorno molto più recente negli anni 2000 negli Stati Uniti, dove ho avuto un magnifico contratto di lavoro e mi ha consentito di raggiungere delle cifre economiche per i miei dipinti che ancora non posso realizzare qui in Italia. Per ritornare a Parigi, io ricordo questa meravigliosa città nella quale mi sono trovato benissimo e dove ho conosciuto personaggi splendidi come Marc Vaux, direttore del Foyer des Artistes, la galleria che era sotto il Ministero della Cultura, parentesi, ancora in Italia non esiste il Ministero della Cultura, perché nel Ministero dei Beni Culturali al piano di sopra c'è il gioco del calcio in Italia. Per ritornare a Parigi, poi ho conosciuto il grande poeta surrealista André Breton, al quale ho fatto anche un ritratto. Però per questioni di pecunia, proprio di stretta economia, poi sono dovuto rientrare a Firenze. Erano gli anni del boom, ho agganciato fortunatamente, casualmente, una gang di biscazzieri che mi ha arruolato ritenendomi un personaggio importante per questo ruolo, e così sono rimasto in questo ambiente particolare che in Italia è fuori legge, perché il gioco d'azzardo è clandestino in Italia. Sono rimasto fino alla fine degli anni 70, inizi anni 80, e questo percorso mio particolare mi ha consentito una sopravvivenza economica molto molto elevata, che mi ha dato la possibilità di fare e dipingere solamente le cose che volevo fare, senza costrizioni e compromessi. E oggi riprendo i frutti di questa scelta, che all'inizio poteva essere anche pericolosa, dal momento che il gioco d'azzardo clandestino, cioè gli organizzatori, e fra questi c'ero io, è un reato da codice penale. Una carriera, quella di Bruzzi, divisa tra pittura e gioco d'azzardo. Come definirebbe oggi la sua pittura? Ma definire a parole il lavoro di un pittore che per immagini non è mai molto semplice. Comunque io sono un figurativo fanatico e non ho mai abbandonato lo studio della figura degli oggetti dal vero, e mi sono sempre attaccato ai modelli come punto di riferimento. Su questo poi ho costruito un magistero tecnico che oggi
posso tranquillamente dire, pochi hanno veramente in Italia. Per quanto riguarda i soggetti, ho spaziato un po' dappertutto, da quello che può essere la frutta, gli ortaggi, i soprammobili, i ritratti, le figure, i nudi. Per me il soggetto è un tramite per dire quello che voglio. Potrei definire in poche parole la mia pittura una pittura realista, magica, mentale. L'esperienza sul campo come biscazziere porta Bruzzi a collaborare con Pupi Avati nei due film Regalo di Natale e La rivincita di Natale. Sì, esatto. Se io non avevo questa particolare esperienza e non avessi scritto alcuni libri di memorie che Pupi Avati aveva letto, non sarei stato convocato per un incontro dal quale poi è partita la nostra collaborazione, direi sempre molto molto fluida, che ha portato a dei risultati splendidi, perché il Regalo di Natale oggi è un cult movie effettivamente, mentre La rivincita di Natale è un ottimo film e potrebbe anche preludere al terzo e definitivo episodio, La bella di Natale, per la quale io avrei già approntato un terrificante imbroglio. Però se si deve tornare sul set, questo lo dobbiamo a Pupi Avati, perché la decisione finale spetta sempre al regista. A proposito di cinema, vorrei dire che io questo gennaio 2008 ho firmato un contratto con una grossa produzione cinematografica per un film miniserie di due puntate di 110 minuti l'una sulla mia vita di pittore e di biscazziere, dal titolo Una vita d'azzardo. A questo proposito, per dare l'esatto livello di questa produzione, voglio dire che sono stato affiancato alla sceneggiatura da Massimo Gaudioso, che è lo sceneggiatore di Gomorra, e da Alessandro Fabbri, che è un giovane sceneggiatore molto abile nei dialoghi. La mostra alla Galleria Benvenuti durerà fino al 5 luglio, con ingresso libero dalle 10 di mattina alle 7 del pomeriggio. Un modo per saperne di più sulla pittura, il cinema e il gioco d'azzardo.